Un pareggio che lascia molto amaro in bocca. L'Agnonese avrebbe voluto chiudere con il botto, invece deve accontentarsi di un punticino contro un Porto Sant'Elpidio reduce da 4 sconfitte consecutive e che sfiora il colpaccio. Granata senza Peić in mezzo al campo, in difesa non c'è Frabotta, al suo posto Ciampi. Al Civitella è l'ultima del 2019, con gli ospiti pericolosi, con Mazzieri, Mejri e Attenti. Ritmi subito alti, Conesi accentra e vede serve il taglio di Acosta, l'argentino inventa un diagonale che avrebbe meritato il gol. Ancora Agnone, Diarra, dalla distanza bomba sulla ribattuta, Acosta cincischia, Minacori va in gol ma è in fuori gioco. L'Agnonese spinge, angolo di Nicolao, traiettoria velenosa che Gagliardini addomestica. Contenuta la sfuriata dei padroni di casa, il Porto Sant'Elpidio reagisce giocando bene in verticale. Numero di Cucù, giocata sensazionale per liberarsi, meno la conclusione finale. L'ultima fiammata della prima frazione è sull'asse Nicolao Acosta, occasionissima che il puntero non riesce a sfruttare. Si va negli spogliatoi sullo 0-0. La ripresa si apre subito con un episodio dubbio. Acosta strattonato va a terra, l'arbitro lascia correre tra le proteste del pubblico locale. Al 15esimo invece non ci sono dubbi. Minacori pare tomba, slalom perfetto, il contatto c'è ed è evidente. L'arbitro è lì a due passi, calcio di rigore sul dischetto, il difensore Allegra, conclusione decisa e precisa. Agnonese in vantaggio. Agnonese che però commette l'errore di arretrare troppo, il Porto trova una combinazione d'oro che permette a Maio di battere indisturbato. La difesa locale va a spasso, l'attaccante non perdona. Al minuto 85 siamo 1-1 e il finale tutto per gli ospiti. Ancora una combinazione veloce, Ciampi ti mette il braccio, Recchi dei Brindisi, anche in questo caso non ha dubbi, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Maio che conclude goffamente, il resto lo fa Mejri, straordinario. Il Porto si dispera, l'Agnonese gode a metà.